ma trasferiamoci ora nel sud della nostra penisola e scegliamo come prima meta Napoli. Il primo monumento che attira la nostra attenzione, anche grazie alla sua imponenza, è il celebre Castel dell'Ovo. A che cosa deve questo nome così curioso? Il motivo fa capo ad una leggenda. Essa afferma che il poeta Virgilio, per fare cosa gradita ai napoletani, vi aveva nascosto, ben custodito in una gabbia, un uovo magico, dotato del potere di difendere la città da qualsiasi evento dannoso. Esso probabilmente è uno dei luoghi più antichi della città. Sorge nell'isoletta di Megaride, dove sbarcarono i Cumani nel VI secolo a.C. per fondarvi il primo nucleo della città futura. Il castello rivestì anche il ruolo di prigione. Vi furono rinchiusi, tra gli altri, Romolo Augustolo, ultimo imperatore d'Occidente, il figlio di re Manfredi di Svevia, Tommaso Campanella, numerosi giacobini, carbonari e liberali, fra cui Francesco De Santis. Tra tutti i monumenti di Napoli, uno che sicuramente non può passare inosservato è il Maschio Angioino, altrimenti detto Castel Nuovo. Si racconta che Carlo d'Angiò, quando venne al potere, non trovò adeguata la residenza reale di Castel Capuano e volle farsi costruire una reggia fortificata, preferibilmente prossima al mare. L'opera, che sfida i secoli con la stessa eleganza e solidità del passato, fu iniziata nel 1279 e finita nel 1282. Aveva all'origine una pianta quadrilatera irregolare, quattro torri di difesa, alte mura merlate, dalle strettissime feritoie, un profondo fossato che la circondava interamente e un ampio portale d'ingresso con ponte levatoio. Nel corso degli avvenimenti bellici che videro i francesi contrapposti agli spagnoli, il castello fu più volte saccheggiato e privato di ogni ricchezza, e solo nel 1734, con l'incoronazione di Carlo di Borbone, ritrovò una certa dignità. Stando a Napoli, una visita da non mancare è quella al Palazzo Reale. Splendida costruzione, innalzata a partire dal 1600 per una delle capitali più grandi e popolose dell'impero spagnolo. Il palazzo, abitato all'inizio dai viceré spagnoli, poi dagli austriaci, dai Borbone e infine dai Savoia, è stato centro e immagine del potere, nonché punto di riferimento delle vicende storiche di Napoli e del Mezzogiorno per quasi quattro secoli. Un'altra celebre dimora storica di Casa Reale, un altro gioiello che la Campania ci offre, è rappresentato dalla Reggia di Caserta e dal suo altrettanto famoso parco. Si tratta di uno dei più sontuosi edifici d'Italia, fatto costruire dai Borbone su disegno di Luigi Vanvitelli. È un palazzo a pianta rettangolare, sulla cui facciata si aprono tre portoni e due porte. L'interno, dalle sale sfarzosamente decorate, arricchito di scaloni, una cappella, un teatro, racchiude opere d'arte stupende, tra cui una pinacoteca e il Museo Vanvitelliano. Uscendo nel parco, poi, rigoglioso di vegetazione, si possono ammirare fontane con statue, cascate, la zona chiamata il Bosco Vecchio e il Giardino Reale. Con ancora negli occhi il ricordo di queste belle immagini, lasciamo ora la Campania e spingiamoci più a sud. Ecco apparire le belle pietre romaniche della chiesa di San Nicola di Bari, le quali sembrano conservare ancora l'eco delle preghiere pronunciate dai fedeli raccolti dentro le sue mura. Questa chiesa rappresenta uno dei più begli esempi del romanico italiano, o meglio, dell'Italia meridionale. Fu eretta tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo.
un'alta facciata tripartita da lesene, impostata su colonne e fiancheggiata da due torri rimaste incompiute. Non meno bella è la cattedrale di Trani, di poco posteriore. La sua ampia facciata non è spartita da lesene e un tempo doveva essere fornita di portico, come mostrano le superstiti arcate di fondo. È arricchita da ampie finestre ad arco e da un elaborato rosone ornato di protomi animali. Il campanile è impostato su di un profondo arco a sesto acuto. Nel suo complesso, la cattedrale di Trani rappresenta un esempio singolare di architettura romanica. Nei primi secoli del nostro millennio, i signori delle armi, i papi ed i sovrani stranieri decisero le sorti dell'Italia, soprattutto laddove mancò la presenza di forti autonomie cittadine. Così nel meridione e in Sicilia i sovrani svevi succedettero a quelli normanni, costituendovi i loro domini, come dimostra questa loro austera fortezza edificata a Bari. Ma il più celebre dei castelli svevi è certamente il Castel del Monte, fondato nei pressi di Andria, in Puglia. Fu la bella dimora di caccia di Federico II, mirabile esempio di architettura militare eccezionalmente sposata a canoni artistici sacri. Il sovrano che ne scelse gli architetti e che volle la sua edificazione rappresenta una delle figure più importanti e complesse del Medioevo italiano, per la profonda cultura e per la grande capacità politica che dimostrò di avere durante il suo dominio. E passiamo ora ad un'altra delle nostre regioni, la Calabria, un lembo di terra che racchiude in sé grandi tesori, non solamente dal punto di vista naturalistico e ambientale, ma anche artistico e culturale. Pensiamo a quei grandi eroi del passato usciti miracolosamente dal mare di Riace, i famosi bronzi, simbolo di uno splendore antico stupendamente conservato, statue di mirabile fattura e nello stesso tempo piene di misteri, sulle cui origini gli studiosi si sono interrogati a lungo, chiamando in causa antiche leggende e formulando svariate ipotesi, senza peraltro arrivare a una verità definitiva. Ma forse poco importa chi queste mirabili opere d'arte rappresentino, il loro fascino, sopravvissuto ai secoli, consiste nell'essere un frammento di storia. I loro corpi, i volti, con quelle fattezze maestose e impenetrabili che il mare ha conservato intatte, più di ogni altro testo o trattato riescono a comunicarci i valori e gli ideali di quel mondo lontano a cui tanto deve la nostra cultura e la nostra storia. Ma la Calabria non possiede solo questi tesori. Osserviamo il maestoso Duomo di Reggio, l'edificio sacro più ampio della regione, costruito in stile neoromanico nel corso degli anni 30. Sulla preziosa facciata, finemente decorata, si aprono tre bei portali e graziose bifore a tutto sesto, mentre i lati delle scalinate di accesso presentano due statue di bella fattura, raffiguranti i santissimi Paolo e Stefano. Passiamo ora lo stretto, ed eccoci di nuovo in Sicilia. Su un rilievo roccioso che si protende sulla costa ionica, a nord della foce del fiume Alcantara, domina la città di Taormina, una delle capitali del turismo mondiale. La sua storia è strettamente intrecciata alle vicende della colonizzazione greca, della conquista romana, delle guerre puniche, dell'impero bizantino, di quello musulmano. Anche in seguito i normanni e successivamente gli svevi e infine gli spagnoli d'Aragona vi lasciarono importanti tracce della loro civiltà. Le testimonianze monumentali ed archeologiche ereditate da questo ricco passato danno alla città una fisionomia unica. Ma il monumento che si impone su tutti è il Teatro Greco-Romano, simbolo paesaggistico ed artistico di Taormina e noto in tutto il mondo. Esso, per le dimensioni, è il terzo tra i teatri antichi, dopo quello di Epidauro in Grecia e quello di Siracusa. La cavea, scavata nella roccia e posta a 214 metri sul livello del mare, ha un diametro di 109 metri. Nove settori di gradinate consentono di ospitare 30.000 spettatori.
In epoca romana, la fossa dell'orchestra fu trasformata in arena per gladiatori e la scena fiancheggiata da due androni, il tutto a formare una tra le scenografie teatrali più belle che si conoscano. Spostiamoci ora a Palermo, nella città capoluogo della provincia. Innumerevoli e maestosi sono i monumenti di questa città, un tesoro d'arte e di storia che il susseguirsi delle dominazioni ha lasciato come eredità del passato, una memoria spesso segnata dal contrasto stridente con il presente. Tra gli edifici religiosi di maggiore rilevanza storica e artistica c'è la cattedrale, costruita verso la fine del XII secolo per volere dell'arcivescovo Gualtiero o Famiglio. La facciata, in stile siculo normanno, chiusa tra due alte torri a bifore e colonnine e con il portale mediano risalente al 1400, è congiunta alla torre campanaria, di gusto medievale, da due archi ogivali. Il fronte meridionale è invece in stile gotico catalano e presenta tre arcate ogivali e un timpano ornato con elementi gotici. L'interno contiene opere di enorme valore artistico e preziose lavorazioni di maestrie locali che rispecchiano anch'esse i vari stili delle diverse epoche. Passando alle architetture urbane di Palermo, il monumento più illustre è certamente il Palazzo Reale o dei Normanni. Esso sorge nella parte elevata della città, nel luogo dove esisteva prima una fortezza punica e poi romana, che gli arabi trasformarono in Palazzo degli Emiri. Sempre in questo palazzo, sotto Federico II, fiorì la scuola poetica siciliana. Dal 1947, dopo la concessione dell'autonomia speciale, esso è sede del Parlamento siciliano. L'Italia è una penisola dai contorni assai bizzarri e dai confini naturali fortemente marcati. Se il mare la circonda lungo grossa parte del suo perimetro, la catena montuosa delle Alpi la chiude al nord a mo' di corona. Partendo dalla costa ligure, essa termina ad est in territorio slavo, dopo aver formato un arco. Qui le vette dei monti raggiungono le massime altezze europee e così tagliate contro lo sfondo azzurro del cielo formano uno scenario di incomparabile bellezza. Sarebbe assai difficile dare una definizione del paesaggio italiano, che è insieme pianeggiante, collinare, montuoso, lussureggiante, brullo, ubertoso e desolato. Il genio di un popolo rispecchia sempre la terra da cui ha avuto origine e dove si è poi sviluppato. Tanto più varia il paesaggio di una regione, distendendosi ora in vaste pianure riposanti, innalzandosi ora in alti picchi e grigie pareti rocciose piene di asperità, tanto più sembra variare l'indole dei suoi abitanti e l'espressione di civiltà di cui sono artefici. Così l'estrema versatilità del genio italiano sembra essere stato partorito da questa terra dalla conformazione tanto varia e da questo mare tempestoso, rare volte e più spesso calmo e assopito tra gli scogli di facili approdi. Meravigliosa a chi ama le bellezze naturali apparirà la Sardegna, l'isola più isolata del Mediterraneo, con le sue scogliere tormentate dall'erosione marina, fiera, selvaggia e deserta. Qui le rocce battute dalla salsedine e dal vento si sono trasformate in bizzarre sculture, veri e propri capolavori della natura. Ma visitare la Sardegna vuol dire anche entrare in contatto con una parte di storia passata, per certi versi ancora non del tutto svelata. Tali sono i nuraghi, monumenti lasciati nel bacino del Mediterraneo occidentale dalle civiltà che vi sono succedute. Una testimonianza di storia passata che ci conduce indietro nel tempo, fino alla preistoria, e che aggiunge ulteriore fascino alla terra di Sardegna. Essi, infatti, sono un elemento caratteristico del paesaggio sardo
e si imprimono nella mente del visitatore come simbolo di questa terra e del popolo che l'abita. Sono circa 7.000 quelli che, conservati più o meno bene, sono giunti sino a noi, ma all'origine e prima delle molte distruzioni subite dall'isola, il loro numero doveva essere sicuramente maggiore. Il nuraghe, nella sua forma originaria, si presenta come una costruzione venuta su per accumulo di grosse pietre, non cementate tra loro e dotata all'interno di una camera circolare coperta a cupola. Li si può trovare disposti lungo tutto il litorale, alle foci dei fiumi, lungo le vie naturali e, nonostante l'impianto costruttivo sia il medesimo, variano molto nell'aspetto, che risente dell'impiego di massi di colore e natura differenti a seconda del luogo di reperimento. Ricordiamo il titolo di questo lavoro: L'Italia, bel paese. Salutiamo questi luoghi incantevoli, sapendo che molti altri ce ne restano da visitare, perché l'Italia è davvero un grande mosaico di arte e natura.